La mattina dopo, sveglia, è mattina. Buongiorno, Diego. E vediamo un po' cosa dovremo fare quest'oggi alla Gilda di Wigglytuff. Un'ultima cosa, domani, oppure domani l'altro, o forse tra qualche giorno, abbiamo intenzione di annunciare i nomi di coloro che parteciperanno alla spedizione. Wow! Oh no, finalmente stanno per scegliere membri! Shock, sarà così divertente! Gente, questa è la vostra ultima occasione per fare bella figura. Lavorate bene e sorprendeteci se volete entrare nella squadra. Bene, gente, andiamo a fare il nostro lavoro come al solito. Urrà! Ho tanta fame, Diego. Ah, voi due. Oggi voi due dovreste occuparvi delle missioni fisse sulle bacheche. Contiamo su di voi. C'è un'altra cosa, a proposito della spedizione. Penso che dovreste rinunciare. Perché? Quello che è successo ieri ha un peso determinante. Come saprete, mi è difficile capire cosa passa per la testa del capitano dal suo comportamento. Ma non c'è dubbio che sia arrabbiatissimo. È improbabile che vi scelga per la spedizione. Quindi, quando arriverà il momento dell'annuncio, non fatevi troppe illusioni. È tutto. Ero già debole per la fame. E poi mi dicono questa cosa. Adesso sarà veramente difficile trovare le motivazioni. Psst, ehi! Ho sentito una voce da qualche parte. Shh, da questa parte! Bidoof? Shh, oibò, non così forte. Venite da questa parte. Phew, nessuno ha visto niente, tranne forse Krogank. Cosa succede? Perché ci avete portato qui? Beh, tenete. Ehi, sono delle mele! Dovete avere molta fame! Abbiamo tutti messo da parte un po' della nostra cena di ieri sera per voi! Mangiate adesso! Grazie a tutti! Wow, grazie, mi sento meglio! Grandioso! Tutti abbiamo bisogno d'aiuto quando ci sentiamo giù! Dobbiamo tutti fare del nostro meglio per essere scelti per la spedizione! Già, già! Grazie a tutti! Ma a proposito della spedizione, Chat8 ci ha appena detto una cosa. Probabilmente non faremo parte della squadra. Come fate a dirlo? Non si sa mai cosa può succedere. No, signore! I componenti non sono ancora stati scelti. Grazie a tutti per aver provato a tirarci su. Ma non vogliamo, forse, fare tutti parte della spedizione? E se scegliessero noi? In questo caso qualcuno di voi potrebbe non partire. Vi andrebbe bene? No, non sarei contenta, ma certo, se qualcuno viene scelto, qualcun altro non potrà partire. Ma è così, non c'è niente da fare. Se non si viene scelti per la spedizione, bisogna essere contenti per quelli che lo sono stati. Già, e tutti vogliono partecipare alla spedizione con voi, Chimchar e Diego. Grazie di cuore a tutti. Ok, allora continueremo a fare del nostro meglio per prendere parte alla spedizione. Continueremo a mettercela tutta fino alla fine. Già, questo è lo spirito giusto. Sì, facciamo tutti del nostro meglio. Dobbiamo impegnarci al massimo, così potremo partecipare tutti. Sì. Andiamo dunque ad occuparci delle missioni. E quindi eccoci qui alla grotta della cascata. Dobbiamo ricercare, anzi abbiamo già trovato Spinarak. Che non dovrebbe essere così difficile da mandare KO, dato che abbiamo comunque un buon Geodude con Sassata a darci una mano. E Chimchar che gli diminuisce la difesa, mentre Starly attacca da dietro. Abbiamo vinto, ragazzi. Cioè, abbiamo una formazione invincibile. Guardate un po'. Sassata e va KO. Dobbiamo portare alla legge, anzi, dobbiamo catturare altri due ricercati, se non erro. Andiamo a vedere. No, obiettivo missione, che okay, è il piano 7 e il piano 8. Quindi ci si vede al piano 7. Piano 7, vediamo un po' il ricercato che è Chingling. Non me lo sarei mai aspettato che un piccolo Chingling fosse un fuorilegge.
Varaonda. Io continuo con Scintilla, ovviamente. Braciere, nullo. Attacco rapido. Sembra che sia io quello che sta facendo più danno comunque, perché il buon Starly non è niente male come Pokémon. Ancora nullo. Continuiamo a fallire, che dici? Vediamo. Ah, ho già finito i PP, giustamente. Attacco rapido allora. Braciere. Dai, possiamo andarlo KO. Su, benissimo. Ehi, ehi, ehi. Beh, Sputarosp, vogliamo mangiare. Ci fai aspettare, è uno scandalo. Ehi, non è giusto, ho una fame da lupi. Buh, buh. Ordine, ordine. Sono certo che negli ultimi giorni tutti voi avrete pensato molto alla selezione dei membri della spedizione. Sembra che il nostro capitano abbia finalmente preso una decisione. Wow! Aibo, finalmente è deciso! I prescelti saranno annunciati domani mattina. Scommetto che non vedete l'ora. Mi spiace avervi fatto aspettare. E ora, senza indugiare oltre, pronti, partenza, si mangia! Finalmente domani annunceranno i nomi dei Pokémon che parteciperanno alla spedizione. Sono emozionato. È vero, ci ha tanto detto che non abbiamo molte possibilità. In fondo non abbiamo trovato neanche una di quelle mele perfette di cui Wigglytuff è così ghiotto. In seguito però abbiamo lavorato molto duramente, non è così? Abbiamo fatto del nostro meglio, anche se non dovessero sceglierci non ho rimorsi. Ah, sto per addormentarmi. Andiamo a dormire. Non vedo l'ora di sentire l'annuncio di domani. Ok, buonanotte. Niente rimorsi, giusto. Ma se non ci scelgono per la spedizione, Chimchar ci rimarrà malissimo. Chimchar si sta impegnando veramente tanto. Spero che il suo desiderio di partecipare alla spedizione si avveri. Se gli scelgono per la spedizione, la mia abilità speciale potrebbe rivelarsi utile. A pensarci, da un po' che non ho uno di quei capogiri. Penso sia un'abilità utile, ma non poter avere quelle visioni quando voglio è frustrante. Pensare troppo mi trasveglio. Dovrei mettermi a dormire anche io adesso. Buonanotte, Chimchar. Spero che ti scelgano domani. Eccolo, un altro ingranaggio del tempo. E il secondo? Ne rimangono altri tre, devo averli. La mattina dopo. Sveglia, è mattina! Buongiorno, Diego. Ed è giunto il momento della verità. Chi avrà scelto il capitano Wigglytuff? Ah, bene. Sto per annunciare i nomi di coloro che parteciperanno alla spedizione. Capitano, l'elenco, per favore. Chatot riceve l'elenco con i nomi dei partecipanti alla spedizione da Wigglytuff. I nomi dei Pokémon prescelti sono scritti su questo elenco. Se sentite il vostro nome, fate un passo avanti. Oh, finalmente. Oh, boh, mi batte forte il cuore. Senza ulteriore indugio, ecco i nomi. Il primo è Loudred. Sì, ce l'ho fatta. Ma a pensarci bene, la cosa è abbastanza ovvia. Wow. Questo lo pensi tu? Che sbruffone, già già. Vuole farci credere che non era neanche un po' nervoso? Il prossimo è Corphish. Ehi, 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 ce l'ho fatta. Sono stato scelto, ehi, ehi. Io che sollievo. Il prossimo, oh, e questo cos'è? Ma che sorpresa, il prossimo è Bidoof. Davvero? Davvero? Ui, boh, io prendo parte alla spedizione. C'è qualcosa che non va, Bidoof? Forza, fai un passo in avanti. Vorrei fare un passo in avanti, davvero, ma mi sento quasi sopraffatto dall'emozione che non riesco a muovere le zampe. Come vuoi, faremo finta di niente e passeremo al prossimo. I prossimi sono Sunflora e Chimeko. Oh, anche noi? Ehi, Chok! Sì, e questi sono i membri della spedizione. Con le mezze calzette non ce l'hanno fatta.
Vedi sta. Oh, oh, dovevano aspettarselo. Quindi, come dicevo, questo è tutto per quanto riguarda i partecipanti alla spedizione. Eh? Cosa c'è qui? La calligrafia del capitano è così difficile da decifrare. È difficile da leggere. Ma se lo dicessi ad alta voce le conseguenze non sarebbero simpatiche, sarà meglio far finta di niente. Sembra che ci siano altri nomi scritti qui. Gli altri sono Diglett, Ductrio e Krogank. Oh, e anche Chimchar e Diego. Questo è tutto? Un secondo. Cosa? 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 Capitano, sembra che questa lista includa tutti i membri della Gilda. Già? Proprio così? Beh, si direbbe che l'intero processo di selezione sia stato inutile. Se andiamo tutti, la Gilda rimarrà incustodita. È sicuro che sia una cosa saggia non lasciare nessuno occuparsi della Gilda? Andrà tutto bene, chiuderemo tutto a doppia mandata. Capitano, anch'io ho dei dubbi. Non pensi che siano troppi Pokémon per una spedizione di questo tipo? Quando un amico chiede una cosa del genere bisogna chiedersi il perché. Voglio dire, perché devono andare tutti? Che senso ha che partecipino tutti? Eh? Ma certo che c'è un senso, ed è... se andiamo tutti sarà più divertente. Cosa? Faremo Baldori, ci divertiremo un sacco. Ci ho pensato e non ho dormito per l'emozione. Cosa? Questo è quanto, gente. Parteciperemo tutti alla spedizione e sarà divertentissimo. Facciamo del nostro meglio. Urrà! Beh, allora è deciso. Bene, ed ecco la tabella di marcia. Tra poco ci sarà una riunione per discutere della spedizione. Quindi i Pokémon che sono stati scelti, cioè tutti, devono prepararsi per la spedizione. Vorrei ricordarvi che questa è una spedizione per i soli membri della Gilda. Non potete portare altri Pokémon con voi. Per questo motivo non potrete aggiungere Pokémon a Raduno Ceimeco. Non possono partecipare alla nostra spedizione. Tenetelo a mente mentre vi preparate. Quando avrete finito di prepararvi per il viaggio che ci aspetta, tornate qui. Poi informatemi quando avrete completato i preparativi. È tutto, potete andare. Potrei urlare dalla gioia, partecipiamo tutti alla spedizione. Il nostro capitano ha colpito ancora, sto tremando dall'emozione. Non pensavo che ce l'avremmo fatta, è stato proprio uno shock. Sono felice che non ci siano mai... sono felice che non ci siamo mai arresi. Ehi ehi. Oh boh, sono così felice di partecipare anche a questa spedizione. Oh ma, non sono il solo, tutti vi prenderanno parte. Sembra un sogno, così commovente. Non è un sogno, sta succedendo davvero. In ogni caso, visto che andiamo tutti, significa che verremo tutti messi alla prova. Ed è per questo che vorremmo fare una proposta. Tutti noi apprendisti dobbiamo aiutarci a vicenda per rendere questa spedizione un successo. Evviva, questo è l'atteggiamento giusto. Sì, questo è proprio l'atteggiamento giusto. Facciamo del nostro meglio. Uniamo le forze e dimostriamo cosa sappiamo fare. Arriva un messaggio dalla Federazione Squadra d'Esplorazione. La squadra di Diego riceve in premio una sacca di tesori più capiente. Adesso potete trasportare molti più strumenti di prima. E parliamo subito con Chatot. Siamo già pronti perché non devo prendere strumenti o altro. Tra l'altro, non potete portare membri della vostra gilda, lo sappiamo già, Chatot. Sembra tutto pronto. La riunione inizierà quando saranno arrivati gli altri apprendisti. Per il momento aspettate. Siete tutti qui a quanto pare? Bene, allora lasciate che vi spieghi i dettagli di questa spedizione. In primo luogo l'obiettivo, l'esplorazione del lago Foschia. Lago Foschia? Esatto, è un lago che si trova ad est, lontano da qui. Tuttavia è perennemente avvolto in una fitta nebbia. Per questo motivo la sua esistenza non è mai stata confermata. Esistono semplicemente delle voci in merito. E c'è di più. Si dice anche che il lago nasconde un tesoro di una bellezza senza pari. Wow, un tesoro? Andiamo a caccia di tesori? È così emozionante. Già, sarà divertentissimo. Gente, tirate fuori le vostre mappe delle meraviglie, per favore. Innanzitutto pare che il lago Foschia si trovi qui. Dal momento che si tratta di un luogo inesplorato, quest'area è ricoperta da nuvole. La nostra gilda si trova qui. Come potete vedere, il lago è molto distante dalla gilda. Per questo motivo ci accamperemo ai piedi di questo altopiano. Questo sarà il nostro campo base. Se viaggiassimo in un unico gruppo verso il campo base, la nostra mobilità ne risentirebbe. Quindi per raggiungere il campo base ci divideremo in vari gruppi.
Annuncerò adesso i gruppi. Il primo gruppo è composto da Sunflora, Lautred, Diglett e Krogank. Ehi ragazzi, cercate di non rallentarvi, d'accordo? Senti chi parla. Il secondo gruppo è composto da Ductrio, Chimeko e Corphish. Siamo un bel gruppo. Premetto di fare il mio meglio. Ehi, anche io. Vediamo. Io e il capitano viaggeremo in coppia, va bene, vero? Oh, mi tocca andare con Chatot. Che noia. Non faccia il difficile, è un elemento chiave della nostra strategia. Uffi. I nostri ospiti, i Pokémon del team teschio, viaggeranno come gruppo indipendente. Benissimo. E l'ultimo gruppo è composto da Chimchar, Diego e Bidoof. Siamo nello stesso gruppo, spero di riuscire a stare al vostro passo, già. Ehi, anch'io Bidoof. Bene gente, mettiamoci in moto. Urra! E così i Pokémon della Gilda si mettono in cammino in direzione del lago Foschia. Come previsto dal piano, i Pokémon si dividono nei gruppi prestabiliti. Il gruppo di Diego, Chimchar e Bidoof segue il suo itinerario. Il gruppo segue un percorso lungo la costa per raggiungere il campo base. Capitolo 7: La grande spedizione. Wow, poco più avanti da questa parte c'è il mare, Diego. Hai dato un'occhiata a questo promontorio? Già, questa si dica una spedizione coi fiocchi. Più avanti le cose si faranno più difficili, proprio come piace ai veri esploratori. E questa che vedete è una cosa molto importante per noi esploratori. È una statua di Kangaskhan. Statua Kangaskhan? Sì signore, avete capito bene, questa è una statua Kangaskhan. Una statua Kangaskhan vi permette di depositare e prelevare strumenti. Serve anche per salvare il gioco. È un grande aiuto per i viaggiatori. Beh, non che io abbia avuto molta occasione di usare le statue Kangaskhan. Immagino di non dovermi dare tutte queste arie. Quello che voglio dire è che questa è la mia prima spedizione. Mi sento un po' nervoso, ibo. Anche noi. Siamo tutti dei novellini, facciamo del nostro meglio. Diamo un'occhiata alla mappa delle meraviglie. Adesso siamo qui. Il campo base da questa parte, l'appuntamento con gli altri è lì. Quindi, come prima tappa, potremo cercare di raggiungere questo punto. Volete provare ad arrivare qui come primo obiettivo? Sì, sono d'accordo. Chimchar si comporta da leader, non l'avevo notato prima. Deve essere l'entusiasmo che fa emergere questo suo lato. Chimchar, che prima non aveva molto coraggio, ce la sta mettendo tutta. Sì, Chimchar sta diventando più forte poco a poco. C'è qualche problema? Se guardi bene, qui ci sono due ingressi. Questo sì che è una bega. Cosa dobbiamo fare, Diego? Da che parte andiamo? Andiamo per il dirupo costiero. D'accordo, andiamo verso il dirupo costiero. Bene, adesso dobbiamo lavorare di squadra e farcela. E quindi siamo al dirupo costiero, ma lo esploreremo per bene nella prossima parte. Eh sì, perché diciamo che si è fatta una certa ora. Quindi magari troviamo le scale. E sì.